Sulla scia dei leak che hanno portato alla scoperta di altri progetti tagliati da Game Freak in fase di sviluppo, è notizia degli ultimi giorni il fatto che si è previsto e forse iniziato a sviluppare un titolo da accostare a Pokémon Giallo. Quella che infatti si è poi dimostrata una rivisitazione corretta delle avventure di Kanto aveva con sé due titoli. Uno era Pokémon Giallo e l'altro Pokémon Rosa. Ora le informazioni sono ancora scarse e verosimilmente nei prossimi giorni avremo altri dettagli. Ma sono abbastanza certo, nonostante la prudenza del leaker, di poter affermare che il Pokémon in copertina di quel titolo sarebbe dovuto essere Clefairy. Non solo infatti da molti anni è di dominio pubblico il fatto che originariamente era stato pensato questo Pokémon come mascotte del brand invece di Pikachu, ma se volessimo volgerci indietro alle prime generazioni ci accorgeremmo di come Clefairy fosse importante. In Pokémon Rosso e Blu, dove gli sprite overworld dei Pokémon sono generalizzati, Clefairy riesce a strappare uno dei due preziosissimi sprite personalizzati. Come penso immaginerete, l'altro sprite ovviamente appartiene a Pikachu. Basterebbe questo per dimostrarvi quanto Clefairy fosse importante rispetto a Jigglypuff, che è citato dal leaker, ma non voglio fermarmi qui. Nella prima generazione, infatti, e parlo in questo senso delle primissime release di Pokémon Rosso e Blu, quando ancora quest'ultimo era Pokémon Verde, Clefairy è molto più presente di Pikachu. Il Pokémon Fatta, infatti, è il primo, se non l'unico, Pokémon di Kanto a ricevere una lore all'interno del videogioco che non sia semplicemente una lore di parole. La sua provenienza dalla Luna è ribadita a Plumbeopoli e il Pokémon si può trovare sul Monte Luna, sul quale sono ricorrenti impatti di oggetti celesti provenienti dallo spazio che generano le pietre lunari tramite le quali Clefairy si può evolvere. Una lore del genere per Pikachu non è mai stata pensata e non credo che sia un caso che a Miramare Bill si tramuti in Clefairy e non in Pikachu. Ciliegina sulla torta, il ruolo pensato per Clefairy di mascotte sembra essere ribadito anche da una copertina di un numero di CoroCoro del 1996, strettamente legata alle vendite di Pokémon Blu, che non è il nostro Pokémon Blu, che come già detto prima è Pokémon Verde in giapponese, ma è una particolare versione dell'avventura di Kanto venduta unicamente in Giappone. E volendo essere ancora più specifici, venduta ai possessori di questa specifica copia del mensile di CoroCoro. In questa copertina, tra le tantissime scritte presenti, vediamo un Clefairy che occupa pressoché tutto lo spazio dedicato a Pokémon, mentre a Pikachu è riservato un piccolissimo spazio, verosimilmente visto l'accostamento con una carta, volto alla pubblicizzazione del trading card game. Questa immagine così rappresentativa di un Clefairy che stringe tra le mani il nuovo gioco Pokémon fa pensare ad un ruolo di mascotte previsto per Clefairy e solamente un ruolo secondario e subordinato a quest'ultimo di Pikachu. Tra l'altro le immagini sul mensile fanno riferimento al manga Pokémon Pocket Monsters, dove il protagonista, uno dei tanti rosso che popolano il mondo Pokémon, ha proprio come Pokémon iniziale un Clefairy e solo successivamente ottiene un Pikachu. Tutto ciò fa pensare che in un'epoca pre-anime Pokémon, Game Freak avesse pensato di attribuire il ruolo di mascotte a Clefairy, relegando Pikachu ad un ruolo secondario. Lo scenario più plausibile a questo punto sarebbe che dopo il travolgente successo dell'anime, all'interno del quale Pikachu è stato inserito come protagonista proprio a scapito di Clefairy poco tempo prima della release del primo episodio in Giappone, abbia portato Game Freak a pensare a un titolo come Pokémon Giallo che sfrutta il nuovo successo. Non ci è ancora dato sapere se il progetto di Pokémon Pink fosse stato pensato prima di Pokémon Giallo o come copia alternativa a quest'ultimo, ma il fatto che sia stato rapidamente abortito senza lasciare pressoché traccia mi fa pensare che l'idea di un Pokémon Rosa fosse un residuo di una volontà di Game Freak che ha dovuto cedere alla popolarità straripante di un altro Pokémon. Il Pokémon in questione è ovviamente Pikachu, che ha contribuito a gettare Clefairy nel dimenticatoio, il quale però tuttavia resta uno dei Pokémon più simbolici del brand. Penso banalmente alla Pokebambola, un oggetto introdotto in seconda generazione con le sembianze di Clefairy, che verosimilmente vuole essere una piccola citazione a quella che fu un'idea mai partorita. Ora, tracciata la probabile storia di Pokémon Rosa, che cosa sarebbe successo, mi chiedo, qualora la mascotte di Pokémon non fosse stata Pikachu ma Clefairy? Cosa sarebbe successo se fosse stato questo Pokémon a riscuotere il successo di Pikachu, se fosse stato Clefairy a entrare nei cuori delle persone? E quindi cosa sarebbe successo se Game Freak fosse riuscita a perseguire quel suo intento originario? Ipotizzando un percorso del brand analogo a quello attuale, ma passatemi il termine, con un altro condottiero, i cambiamenti sarebbero stati innumerevoli. Volendo fare un esempio di una banalità estrema, non avremmo Pokémon Detective Pikachu. A mio avviso però evidenziare tutte queste variazioni risulterebbe molto didascalico e noioso. Tendenzialmente basterebbe sostituire ogni prodotto Pokémon con protagonista un Pikachu con un prodotto Pokémon con protagonista Clefairy, insomma è una cosa che potete fare anche voi. Piuttosto, questo
oggi mi voglio concentrare su tre aspetti che ritengo interessanti perché avrebbero potuto influire in senso lato sulla storia del videogioco Pokémon. Ora, noi sappiamo che in sesta generazione viene introdotto un 18° tipo, chiamato Fairy dagli inglesi e tradotto in italiano goffamente con folletto. E sappiamo anche che tra i tanti Pokémon a subire retroattivamente questo cambiamento vi è Clefairy e Clefable. La domanda adesso però è: quanto avrebbe influito sulla decisione di inserire il tipo folletto il fatto di cambiare tipo a una mascotte? Immaginate, per capire quello che sto dicendo, ipotizzare di cambiare tipo a Pikachu. Che ne so, aggiungergli proprio il tipo folletto, come è stato fatto con Dedenne. Per questo punto voglio allora delineare tre possibili vie che la situazione avrebbe potuto percorrere. In un primo caso, le cose sarebbero andate sostanzialmente come sono andate attualmente. Clefairy, anche nonostante il proprio essere mascotte, cambia tipo e assume il tipo folletto. In un secondo caso, Game Freak avrebbe evitato di cambiare tipo alla propria mascotte. E qualora avesse inserito un 18° tipo all'interno del parco dei tipi di Pokémon, quest'ultimo non sarebbe stato magari un tipo fata, ma piuttosto un tipo luce o addirittura un tipo suono, che sono stati quelli più vociferati dai fan prima che effettivamente il tipo folletto venisse alla luce. La terza via che propongo è invece un po' un compromesso tra le due. E noi sappiamo quanto Game Freak sia avvezza ai compromessi. Non volendo modificare Clefairy, icona del brand, ma allo stesso tempo rendendosi conto che era necessario collegarlo al nuovo tipo che si chiamava letteralmente Fairy, Game Freak avrebbe potuto assegnargli questo tipo per evoluzione. Il che vuol dire, in altri termini, farglielo guadagnare nel momento in cui il Pokémon raggiunge lo stadio evolutivo di Clefable, che a quel punto verosimilmente si sarebbe presentato come un Pokémon di tipo normale fata. Del resto avrebbe avuto una logica anche a livello di lore. Clefairy atterra sulla Terra dalla Luna e diventa di tipo normale, ma nel momento in cui entra in contatto con una parte della Luna, e quindi la pietra lunare, riacquista in un certo senso quelle sue caratteristiche magiche che ha perso scendendo sulla Terra. Del resto, un qualcosa di simile, anche se non propriamente, lo abbiamo visto ad Alola con la forma regionale di Raichu, che acquisisce capacità psichiche in virtù di quello che mangia. Questa è la soluzione che vedo come più moderata e dunque più sicura. Avremmo poi da chiederci, in realtà, qualora l'ipotesi 2 non si fosse realizzata, qualora cioè non ci fosse stato il tipo suono o il tipo luce, ma il tipo folletto, come effettivamente è stato, se l'inghippo Clefairy avrebbe anticipato o ritardato la venuta del tipo folletto. Perché se così fosse, allora ci sarebbe stata una sesta generazione totalmente diversa. Probabilmente non avremmo avuto Xerneas sostituito da un altro ipotetico Pokémon. E verosimilmente creature come Slurpuff o Aromatis sarebbero apparse al più in altre generazioni. Certo è che il discorso è troppo complesso e troppo privo di sfumature per fornire una certezza. Eppure credo che la via del compromesso con il tipo folletto acquisito da Clefable avrebbe potuto quantomeno essere una soluzione gradevole. Un secondo aspetto, invece, a mio avviso molto degno di nota, è il diverso carattere tra Clefairy e Pikachu. Nel manga Pocket Monster, Clefairy è una creatura buffa e ingenua, e che per tale ragione spesso scaturisce la rabbia di rosso. E volendo tornare nel nostro ambito, che è quello del videogioco, il Pokédex di Pokémon Giallo conferma questo carattere di Clefairy, etichettandolo come un Pokémon amichevole e giocherellone. In netto contrasto, però, se ci pensate, con quello che è il carattere di Pikachu nell'anime, che inizialmente è scontroso e diffidente e successivamente si tramuta in un valoroso combattente. A onor del vero, è probabile che se Pikachu non avesse sostituito Clefairy come protagonista dell'anime Pokémon, i cambiamenti avrebbero investito prettamente quest'ultimo, dato che sappiamo fin troppo bene quanto nei videogiochi faccia fatica ad emergere il carattere dei singoli Pokémon, che spesso è relegato alle tanto amate descrizioni del Pokédex. Detto questo, l'anime con Clefairy, se possibile, avrebbe raggiunto dei livelli ancora più demenziali degli attuali. Ed è forse proprio in questo possibile sviluppo che va ricercata la decisione di inserire Pikachu al suo posto. Se il personaggio di Clefairy della serie animata fosse stato costruito sulla scia del Bumbling Pippi, il nome è imbarazzante, lo so, ma è così che si chiama nel manga il Clefairy di rosso, sarebbe stato molto più complesso sviluppare verso il pubblico quell'empatia con i personaggi che invece permette di generarsi il rapporto tra Ash e Pikachu. Ci saremmo trovati molto probabilmente di fronte ad un anime indirizzato a persone molto più piccole, verosimilmente con una scarsa capacità di longevità e anche con uno scarso appeal, perché se c'è qualcosa che ha fatto innamorare le persone dell'anime Pokémon, quel qualcosa è il rapporto che c'è stato tra Ash e Pikachu. Un rapporto sì complicato, ma in evoluzione. E mi riferisco chiaramente prettamente alla prima serie. Successivamente il rapporto tra Ash e Pikachu difficilmente muta. Il risultato di tenere Clefairy al posto di Pikachu come protagonista dell'anime, a mio avviso, sarebbe potuto essere proprio l'impossibilità da parte dell'anime di attirare così tanta attenzione e conseguentemente l'impossibilità per Pokémon di raggiungere determinate vette. E in questo senso credo che si possa essere
essere felici di aver visto Pikachu nell'anime. Eppure, nonostante ciò, il terzo punto di cui vi andrò a parlare è forse quello che mi sta più caro, e che con un Clefairy a rappresentare il brand piuttosto che un Pikachu avrebbe ricevuto un'ulteriore spinta. Sto parlando della lore nei videogiochi. Abbiamo detto che in Pokémon Rosso e Blu una bozza di lore per Clefairy viene istantaneamente pensato, collegando il Pokémon Fata alla Luna. Avere una mascotte proveniente dallo spazio avrebbe sicuramente attirato le attenzioni su quest'ultimo. Si sarebbe tentato di spiegare le origini di quel Pokémon tanto iconico e magari le origini dei Pokémon in generale. Chissà, forse quell'evento a cui tutti da piccoli più o meno abbiamo creduto, del lancio del razzo di Verde Azzupoli che giungeva in seguito sulla Luna, si sarebbe riproposto, magari in altre salse, ma saremmo potuti accedere allo spazio. Forse grazie a Clefairy il mondo Pokémon si sarebbe espanso oltre la sua Terra, sarebbe giunto su altri pianeti. Un qualcosa che abbiamo visto in maniera un po' abbozzata e non molto chiara in settima generazione con gli Ultramarchi. Avremmo potuto vedere più Pokémon extraterrestri. Insomma, in prima generazione di Porygon si dice che è stato progettato anche per andare nello spazio. E nel Museo della Scienza di Plumbeopoli viene citata la missione dell'Apollo 11. Questo a testimonianza del fatto che l'interesse per lo spazio in prima generazione c'era ed era ben presente. Ed io credo che se le cose fossero andate come erano negli intenti di Game Freak, ad oggi avremmo un'esplorazione magari dello spazio. Chissà, magari con un'evoluzione di Porygon meno incentrata sul suo essere un Pokémon virtuale e più incentrata sul suo obiettivo di giungere nello spazio. Avere invece una mascotte del brand come Pikachu, priva di alcun tipo di lore, ma semplicemente carina, a mio avviso ha castrato l'attenzione, che verso lo spazio si è fatta viva solo a sprazzi in varie generazioni, inserendo Pokémon come Deoxys, Elgem e ultimo ma non ultimo Orbitol e la sua forma Gigamax. E ci sarebbe molto altro di cui parlare, tantissime altre suggestioni da seguire. Si potrebbero ipotizzare forme regionali di Clefable sulla scia di quelle di Raichu, un Clefable influenzato in maniera diversa dalla Luna di Alola, oppure influenzato dalla sottrazione di luce perpetrata da Necrozma sulla stessa regione. Del resto, se il Pokémon non ha più la Luna a cui rivolgersi, dovrà trovare un modo per adattarsi. Il punto è che sì, queste sono suggestioni, come si dice, prive di consistenza. E in realtà lo è anche il discorso precedente e tutti i discorsi di questo video. Perché alla fine tutto questo è un grandissimo what if che non prende in considerazione una domanda che abbiamo prudentemente scartato a inizio video. Ma Pokémon sarebbe stato lo stesso? Avrebbe avuto il successo che oggi ha se la sua icona fosse stata Clefairy? Perché parliamoci chiaro, se l'anime non avesse fatto ciò che ha fatto, se il successo non fosse giunto quasi inaspettatamente nelle case di Game Freak, ci saremmo giunti ad Alola? Il brand avrebbe avuto fisicamente la vita necessaria per mostrarci quella lore sullo spazio di cui ho parlato poco fa? E se anche ce l'avesse fatta, e qui sforiamo addirittura in un altro campo, Pokémon avrebbe raggiunto la popolarità necessaria per essere esportato al di là dei confini del Giappone? Sarebbe mai stato tradotto? L'avremmo mai giocato? O saremmo qui a parlarne? Queste sono tutte domande, tutte eventualità che nel momento in cui si fa un what if non possono essere considerate. Perché mettiamocelo in testa, il what if, alla fine, è semplicemente un gioco. Un gioco di ipotesi, una fantasticheria. E il punto è che il gioco non è solo bello quando dura poco, ma è anche bello quando ci dimentichiamo di quanto sia inutile. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. A me è piaciuto particolarmente registrarlo, mi è piaciuto navigare nel passato del brand e ipotizzare qualcosa a riguardo. Se anche per voi è stato lo stesso, vi invito a lasciare un bel like, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!